È per me importante essere qui in questo momento perché sicuramente questo evento ha scosso un po' tutti, ce lo ricordiamo, una ragazza giovane, giovanissima, è stata ammazzata brutalmente da quello che si definiva il suo ex fidanzato. Questo non è amore. E molte donne purtroppo sono ancora vittime di questi rapporti malati. Vittime di uomini che pensano di poter trattare le donne come oggetto. E questa è una cultura che dobbiamo contrastare. Dobbiamo contrastare attraverso interventi di prevenzione a partire dalle scuole, attraverso interventi di prevenzione e di sensibilizzazione rivolti a tutti, tutto l'anno, tutti i giorni. Domani annunceremo anche delle novità in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, proprio perché è importante ricordare, perché di fatto assistiamo a un bollettino di guerra. Oggi i giornali, i telegiornali hanno dato notizia di un'altra vittima, donna. È importante ricordare, ma la memoria non basta. La memoria serve per tenere un faro, una luce sempre accesa e oltre a ricordare dobbiamo fare. Dobbiamo iniziare ad agire, le parole non bastano, non servono più. Sono importanti se portano ad azioni concrete ed è quello che faremo. Io ringrazio la sensibilità del presidente, degli assessori, dei consiglieri tutti del municipio. Ringrazio dal profondo del cuore la mamma di Sara che con una dignità veramente fuori dal comune ha affrontato una perdita gravissima. Credo la più grave perdita, quella della morte di un figlio. E ringrazio anche il fatto che abbia voluto dare un senso attraverso anche un gesto che può sembrare banale, come la piantumazione di un albero, ma che banale non è, perché è un gesto che riconcilia con la vita. L'albero è un simbolo di qualcosa che rinasce. E allora forse noi, imparando da questo suo gesto, dobbiamo avere anche noi la stessa forza di lottare con azioni concrete affinché questi episodi rimangano nella memoria, ma restino nel passato. Il giardino di Sara, così mi sembra di capire che sarà poi questa, sarà chiamata forse questa nuova iniziativa. E oggi si accenderà di rosso qui la sede del municipio per avviare e ricordare Sara e introdurre alla giornata di domani. Io credo fermamente nel fatto che le istituzioni e i cittadini debbano lottare l'uno al fianco degli altri, perché la cosa principale che noi dobbiamo fare, la mamma di Sara diceva, lei sarà tanto impegnata con tutte le cose importanti che questa città. No? Ah, in realtà una delle cose più importanti è proprio ricostruire questo spirito di comunità, questo rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni che nel tempo si è rotto, si è spezzato e quindi essere qui in questo momento vuole essere il segno di un nuovo rapporto. Noi siamo cittadini prima di essere uomini e donne delle istituzioni e come tali ci sentiamo in dovere di creare questo legame, di consolidare, di ricreare e consolidare questo legame. Quindi siamo qui per dire che siamo tutti una comunità e quello che è accaduto in realtà ci fa male a tutti, fa male a tutti, perché era una giovane ragazza e vedere la sua vita spezzata non ha alcun senso e noi dobbiamo trovare un senso. E per trovare un senso noi oggi come istituzioni dobbiamo avviare azioni concrete ed è quello che faremo. Grazie. Grazie.